Salve a tutti, io mi chiamo Francesco e io, famiglia mia, ci siamo trasferiti da Basilicata qui a Roma. Io, mio padre, mia madre e mia sorella Angela siamo venuti a vivere qua, nel quartiere di Torpigna. Ma a proposito di Torpigna, io vorrei spezzare una lancia a favore suo. Spesse volte viene questo quartiere denigrato come se fosse il Bronx. Per carità, è vero che se ci fossero un po' più di attenzioni da parte di chi di dovere, forse veramente sarebbe uno dei quartieri più belli di Roma. Ma diciamo che il destino in fondo non è stato poi così corretto nei nostri confronti, perché purtroppo mio padre e mia madre morirono in un incidente d'auto ed io e mia sorella Angela rimanemmo soli soli e ci siamo dovuti fare noi da padre e da madre, ma non ci siamo mai perso d'animo. Scusate che io per l'italiano non è che ci sono tanto bravo, perché purtroppo a stento ho dovuto prendere la terza media. Pronto? Oh, vai Ciro. Ciao. No, qua non prende. No, non c'è campo. Già sto al Camposanto, quindi. Che? Sì, Franci. Senti, ti devo dire una cosa. Purtroppo sono appena uscito dal lavoro e ci hanno licenziato. Ma che sta a dire? Amico mio, mi dispiace. Ma mi stai a prendere per il culo? No, fammi mettere a sede e dimmi, spiegami bene sta roba. Francesco, le cose stanno peggiorando. Hanno chiuso l'azienda. Ma come hanno chiuso l'azienda? Francesco, che ci sono stati altri casi di infezione Covid. Ma scusa, ma se dopo il Covid ci avevano detto che, insomma, dopo che passava la cassa integrazione, sperando che arrivi, che ancora non abbiamo visto... No, ne capite, non ci stanno più soldi. L'azienda è in fallimento. Cioè, chiude proprio? Ma qua stiamo a scherzare? Francesco, che ci hanno succutata. Non stiamo in regola. Altro che cassa integrazione. No, ma non... Dai, meglio che ci vediamo di persona, ti devo spiegare meglio. Ma non è possibile una cosa del genere. Sì, facciamo una cosa, guarda. Fammi rilassare, cioè già sto al Camposanto, guarda. Non... Fammi arrivare a casa. Fammi arrivare a casa, magari... Sì, dai, tranquillo. Ci vediamo domani. Sì, se vediamo domani, dai. E mi spieghi con calma. Sì, ok. Ok, ciao. Allora, qua stiamo a perdere il lume della ragione, proprio. È arrivato? Oh, ciao, Francesco. Ciao.
quando smetterai di bere? Smetterò di bere quando i miei sogni si realizzeranno. E siccome ho quasi 50 anni, i miei sogni sono belli che morti. Tu invece, dove sei ancora in tempo, quando è che li realizzi tu i sogni? Guarda Angela, a proposito di sogni, non so come tu volevo dire. Poco fa ho ricevuto la telefonata da Ciro, che purtroppo per colpa di questo maledetto virus l'azienda nostra ha chiuso. E quindi sto sotto un treno, non so come devo fare. Non è facile alla mia età trovare lavoro, non è facile nemmeno a 20 anni, figuriamoci quasi a 40, quindi... Dai Francesco, vieni qua, ce la faremo. Tranquillo, troveremo una soluzione. Abbiamo superato la perdita di mamma e di papà e supereremo pure questa. Tanto, beviamoci su. Sì, sì, come no. Ce la faremo pure stavolta. Stai tranquillo, ce la faremo. Ok. Ce la faremo. Ciao. Io sono disperato. Non ho chiuso occhio. Tu sai la situazione mia qual è? C'ho mia sorella che è alcolizzata, la vuole fa finita. E io vorrei una vita migliore. Io non lo so, 40 anni, do cazzo lo troviamo un lavoro noi. Come cazzo si fa? Beh, in realtà una soluzione ci sarebbe. Una soluzione. Alzati un attimo. Dai, alzati. Ma devo alzare. Alzati. Ma lo sai che potresti fare un sacco di soldi? Un sacco di soldi? Sì. Ma come? Rimettiti seduto, va. Boh. Ma tu veramente non ne hai capito un cazzo? Cioè, non hai capito niente? Tu pensi veramente che io mi sia fatto i soldi, abbia comprato la macchina, i vestiti, soltanto con quella misera paga dell'azienda? Ma non facevi il modello ogni tanto? Sì, ma in un bordello però. Bordello. Sì. Ma sta a prendere per culo? No, comunque ti devo spiegare meglio. Adesso arriva un amico e... In realtà Tristan sarebbe già dovuto essere qui. Ah, eccolo! Ciao. Tristan! Ehi là! Come stai? Ciao papà! Tutto bene. E lui è Francesco. Francesco Tristan, Tristan. Piacere. Tristan. Piacere. Mettiti seduto. Dunque, Francesco voleva sapere come hai iniziato a fare il lavoro che fai. Ci ho provato a spiegarglielo, ma non credo abbia capito. Te adesso però non fare questa faccia. Il passato è passato. E quindi ho dovuto accettare questo lavoro in questa casa di tolleranza. Milù però mi ha colto bene fin da subito e adesso sono già 2 anni che sono là dentro. Però pensate al lato positivo. Uno spagnolo, un napoletano e adesso un mezzo lucano. Guarda, io non c'ho niente da ridere, perché io una cosa del genere non la farò mai, ma manco morto. Cioè, ma ti stai rendendo conto quello che mi stai dicendo? Francesco, pensaci, intanto pensaci. Potrebbe essere la svolta della tua vita. E poi metti che ti scopri pure qualche ben manzo. Cioè, la svolta della vita mia che devo finire a fare la mignotta là sopra, ma... Tu intanto pensaci. Domani ti chiamo e mi fai sapere. Vabbè, va. Andate. Ci penso, va. Ok, noi andiamo, dai. Ciao Francesco. Ehi.
Pronto? Salve. Senta, ho visto l'annuncio di lavoro. Ah, ok, grazie. Sì, avevo chiamato per quell'annuncio di lavoro. 35. Vabbè, mi scusi. Arrivederci. No, c'ho il diploma di terza media. Ah, solo laureati. Ok, mi scusi. Porca puttana. Pronto? Salve, buongiorno. Chiamavo per l'annuncio di lavoro per la ditta di. Quanti anni ha? È quasi 40, No, insomma. mi dispiace, cerchiamo solo Ah, ventenni. solo Arrivederci. ventenni. Grazie. Solo ventenni. Chi ha quasi 40 anni sa, deve prendere in quel posto. Dai, a dopo. Oh, vedi che carini. Ti piace? Sì. Senti, fammi un favore, va? Che da stamattina che non riesco a mettermi questo. Che? Mettami un po' questo. Ciao. Ciao. Sì, sta arrivando qualcuno, dai. Fammi vedere. Sì. No, è mio, Cocca. Questo è mio. Vattene, ma non vedi che questo è di un'altra sponda? Lui deve andare al reparto dell'uomini. Oddio, non mi dire. Qua non famo più niente, non battemo Infatti, qui cassa. tra Covid e qui dell'altra sponda. Forza. Te leva, te va a lavorare. Andiamo, te vieni con me. Dai, io su. E fammi un sorriso. Per fare stessi Che lavori. fanno? Sediamo le donne? Piacere, Ma che Francesco. piacere, non c'ho tempo da perdere. Spogliate, fammi vedere come sei. Dai, Fe, assunto. Ma ricordati che tutto quello che succede qua dentro non deve uscire fuori. Non mi prendere in giro, per nessun motivo. Chiaro? Chiaro. Mo' vestite e va a lavorare. Levate sta camicetta, mettete una canottiera e levate sta faccia da funerale. Sorriso sempre. Bel bocconcino, dai, non fare il timido. Senti, sbrigati perché non c'ho tempo da perdere. Ma che spogliate, ma levate, ma non mi rompete le palle con questa cazzo di cosa, io non la voglio fare. Oh, ma che cazzo fai? Vuoi me ne voglio andare qua, basta. Vuoi farti licenziare il primo giorno? Non me ne frego un cazzo, Così fai licenziare anche me! Io sta vita di merda non la voglio più! Aspetta, aspetta, Fabio non ci ha visti. Ci penso io, vai.
France? Sei tu? Cioè, allora, finalmente, sì. Ma che è successo? Mi stavo preoccupando. No, stai tranquilla. Allora, innanzitutto ti devo dare una bella notizia. Finalmente ho trovato lavoro. Ma dai, davvero? Sì. È fantastico! In un albergo a Via Veneto. Bellissimo, non puoi capire. Proprio. Senti, dobbiamo brindare allora. Dai, vabbè, brindiamola. Stavolta brindo pure io, va. Aspetta, dimmi tutto, raccontami, com'è questo albergo? È bello, guarda, sai, lì vengono tutti i signori, insomma, sono proprio contento, guarda, sono proprio contento. Senti, ma c'è un'amica mia che lavora lì a Via Veneto, e in albergo guadagna un sacco di soldi. Di, Mance come stanno? No, Mance, poi dipende dai clienti, insomma, eh. Sai che sostegno? Dipende dai clienti, c'è chi ce l'ha più grossa, cioè nel senso c'è chi te dà la mancia più grossa, insomma, c'è chi ce l'ha più in tiro, c'è chi più tirato, no? Perché insomma vengono tutti sti personaggi, però sono felice. Brindiamo. Sono proprio felice. Usaga, non bevo. Ascolta, finisci tu le bere. Ora dobbiamo fare una cosa. Io vado di là e ti chiamo. Una sorpresa, dobbiamo festeggiare la grande. Ok? Vabbè. Ti chiamo subito, eh. Angela! Vieni un po' qua. Ti ricordi il lento che facevano mamma e papà quando noi eravamo ragazzini? E beh, stasera lo dobbiamo fare io e te, perché voglio festeggiare così ricordando anche a loro. Piangi? No, piango perché sono felice. È una gioia, sì, aver trovato lavoro. Ma scherzi? No, tutto a posto. Sono felice. Sicuro? Sì, sono lacrime di gioia. O sarà che penso a mamma, a papà, che loro le piaceva tanto fa sto lento. È vero. Tranquilla. Sicuro? Sì, sicurissimo. Col caffè, Francè. Grazie, Reso. Ci voleva proprio. Senti, per stasera che ti preparo per cena? No, per stasera niente. Ci dobbiamo prendere una giornata tutta per noi. Tra un po' ci prepariamo e andiamo a cena al Pigneto. Ma dai. Poi ce ne andiamo al cinema Aquila a vedere un bel film. Facciamo un giro per Torpigna Nostra. E dobbiamo stare, oggi c'è una giornata di riposo e ci dobbiamo godere sta giornata. Sei proprio fortunata per fratello come te io. Ci andiamo a preparare tra un po', che dici? Andiamo, finito.
andiamo. Chiudo io? Sì. Andiamo verso via le Torpignattara. Questa c'è una faccia macchina, senza che prendiamo il treno. Ah, vieni. Ok, sì, così ci guardiamo tutto il quarto delle nostre. Dove festeggiare le robe. Mi ami sempre più. Un amore così. Oh, ciao Fa. Tutto bene, dove andate? Sì, no, andiamo a fare un giro qui a Torpigna. Francesco mi porta a cena fuori e pure al cinema. Che bello, sono contenta, Angela. Eh sì, non lo sai, dobbiamo festeggiare. Ho trovato lavoro. Ma dove? In un albergo. Oh, pensa un po'. A Via Veneto. Sono contenta che Francesco ha preso sto lavoro. Sì, Via Veneto. Da dolce vita. E che vita. Andiamo? Sì. Ciao. Ciao. Da Benedetto. Sì, come vecchi tempi proprio. Eh sì. Buonasera. Ragazzi, hey, ciao. Ciao Angelo, ciao Francesco. Ciao. Bentornati. Grazie. Grazie. La cosa peggiore di questo lavoro è quando metto a fare gli ordini. Sono tutto vostro, ditemi pure. Facciamo il solito o scegliete voi? Dai, facciamo il solito, va. E la nostalgia che noi poi ci andiamo a sedere a scaline, lo abbiamo frequentato la nostra scuola e quindi... Allora devo farvi tornare un po' di nel passato. Grazie. Figurati. È il solito con i cucinetti. Grazie. Grazie ragazzi. Adesso ci andiamo a sedere davanti alla nostra scuola Pisacane. Si sembra ieri che la frequentavamo. Eh sì, tanti ricordi. Sediamoci un po' qua, sì. Dai, come facevamo ai vecchi tempi. Oddio. Ti ricordi qui quando ci veniva a prendere mamma? Oh. Andavamo in pasticceria. Questi dai. Stessi pasticcini di una volta. Oggi voglio ripercorrere con te tutto quello che è stata la nostra storia, i nostri ricordi. Un nuovo inizio. E certo, poi ce ne andiamo al Pigneto e andiamo a vedere un film, oppure dopo andiamo a cena. Andiamo a cena, dai. Andiamo prima a cena? Sì, vediamoci l'ultimo spettacolo. Buono. Buono come una volta. Sì. Che leggi? Pasolini. Pensa che dedicherò la mia tesi proprio a lui. Capito? Qui ci sono i suoi passi, i luoghi che ha frequentato, la bottega degli angeli, via del Mandrione. Pensa che hanno addirittura inciso sulle mura alla sua morte. La Cappella Sistina di Torpignattara, ve la consiglio. Pensa è il mio regista preferito.
Angela, ciao, sono arrivato, sono sotto casa. Sono appena sceso dall'auto a Piazza Cardinale. Sono proprio qua, sotto al palazzo nostro. È stata una giornata faticosa, ma bella, intensa, un sacco di clienti, pure un sacco di mance. Ti devo dire la verità, domani facciamo una bella spesa di quelle proprio grosse che mangiamo per un mese. Sì, butta la pasta però poca, perché ho poca fame, sono talmente stanco, mi voglio fare una doccia e subito mettermi a letto. Salgo subito, ciao. Una bella giornata è stata, sì. Sono stanco ma felice. Che cazzo di vita di merda. Mamma, tu stai, mamma? Vieni mi aiuta, mamma, tirami fuori da lì, te prego. Non ce la faccio più, non so se la reggo, ma non so se la reggo. Devo essere forte, devo fare per Angelo, devo fare per me. Ma questa vita di merda non ce la faccio, vorrei una vita dignitosa. Ti prego mamma, dammi la forza ad andare avanti, come hai sempre fatto tu. Ti prego. Fra 5 minuti è pronto. Angela, faccio la doccia e arrivo, eh. Di vecchi bavosi oggi ne mancava. Vita di merda. Ho saputo che hai trovato Ciavaglio finalmente. Meno male, guarda, meno male. Non mo' di a me perché perde lavoro a 40 anni. Un comico. Francesco, hai visto che ti ho raggiunto? Dai, prendiamoci sto santo caffè. Raccontami un po' di te. Io ricordo quando eri piccolo che cosa hai passato poi però fino. Ho trovato lavoro a Via Veneto, in questo albergo di lusso dove vengono tutti i signori. Beh, non è stato facile perché la mia età, insomma, però tramite un mio amico sono riuscito a trovare lavoro lì. Alla fine? Io lavoro là vicino, alla Casa del Cinema, Villa Borghese. Ma allora ti vengo a trovare, la a pigliare un caffè. Scusa, no, non si può perché lì, sai com'è, c'hanno tutta la puzza sotto il naso, ci sono signori, ci abbiamo clienti che vanno e che vengono, insomma, non si può. Tanto noi il caffè ce lo prendiamo venite da noi, siamo allo stesso condominio. A casa, non ci sono problemi. Mica ti ho sporcato, no? Perché mi ha messo... No, è scorta troppa, capito? L'ho fatto troppo bollente. Troppo bollente. Senti, io mo... buonissimo, vedevo lasciare. Tanto poi andiamo, venite pure a casa nostra quando c'è Angela, insomma. Francetta, aspettiamo, Sono contenta per te, va. Lo lascio sul tavolo. Sì, come no. Vado, Sì, ciao. Ciao. Grazie. Ciao, caro. Chissà cosa c'è sotto. Si può pensare di tutto, bisogna andarlo a controllare, se andrà male. Ma lavoro là vicino, e tu chiamami e andiamo a vedere che cosa combina. Qualche cosa la nasconde, ma io lavoro là. Vado a controllare. Chiamami. Mutalio. Chiamami, che io ci sono, eh. E poi una mattina è arrivato lui. Sì, a stravolgermi ancora di più la vita. Thank you.
Te sei lavato? Dai, su, sprechiamo, facciamo sta cosa. Calmati. Sì, calma. Sei nuovo di qui? Non t'ho mai visto. Sono nuovo, purtroppo ho perso lavoro e mi sono dovuto trovare a fare sta vita de merda, guarda. Dai, sbrighiamoci perché no, poi c'ho... No, non ti spogliare. Ma come non ti spogliare? Scusa, ma... Che c'era di così urgente da farmi venire di corsa? Allora, ti devo confidare una cosa. Ieri è venuto un cliente. Era la prima volta che l'ho visto. Però un cliente diverso dagli altri. Mi devi credere. Cioè, prima cosa, non ha voluto fare sesso. Poi m'ha guardato, ha voluto sapere chi fossi, da quanto tempo che... E poi mi ha baciato. Ha baciato e poi se n'è andato. E io non lo so, è stato come avere un colpo di fulmine, un qualcosa che mi ha stravolto, perché lui è diverso da tutti gli altri che vengono lì. Ma dai, lo sai come funzionano queste cose, no? Questo era incuriosito, magari è pure sposato, non lo vedrei più. Pure. Sì, fidati. Ma no, non ci posso credere. Lui mi ha dato una sensazione diversa da tutti gli altri, no? Non lo so. Ma dai, tu lo sai che ti voglio bene, no? E non potrei mai mentirti. Sì. E non posso neanche illuderti. Questo probabilmente era la prima volta che andavo con un uomo e gli è preso così. E probabilmente neanche lo rivedrai più. Anzi, fai una bella cosa. Togliti questa faccetta, questo sorriso, questi occhi da innamorato. Sai come funziona, no? No, non so come funziona perché io è da poco che mi hai messo a fare sta cosa. Ecco, evita di farti vedere da Fabio. Che se ci scopre, prima sgozza te e poi me che vi ho presentati, ok? Io adesso devo andare, mi raccomando. Okay? Ci vediamo domani. Ok, ciao. Ciao. Tu sei Ciro? Ah, ho capito. Tu sei il tipo romantico. Tranquillo, so già tutto. Questo è il numero di Francesco. 33 56 7.
che è sto numero? Boh. Pronto? 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 Ciao, sono Michele. Michele? Michele chi? Ci siamo conosciuti al parco di Dorfiscale, ti ricordi? Ah, sì, quello del bacio. Sì, sono il ragazzo del bacio. Ma chi... non so, chi ti ha dato il numero mio, scusa? Sì, no, il tuo numero me l'ha dato Ciro. Sì. Ciro. Ale. Sì. Scusami che stavo a dormire. Senti, volevo chiederti se potevo portarti a pranzo un giorno di questi. A pranzo? Io e te a pranzo? Ma tu hai visto Dostoio lì, eh? Perché vorrei conoscerti meglio. Hai una luce negli occhi. Mi ha stregato. No, a me mi fa piacere, per carità, eh. Non è che... è solo che mi sembra un po' tutto strano. Ok, allora facciamo una cosa. Sì, mandami l'indirizzo e te raggiungo io lì sul posto. Grazie. Ciao. Ah, grazie. Allora, vediamo. Ma la sai una cosa? Dimmi. In questo posto, proprio lì dove sei seduto tu, veniva sempre a mangiare Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini? Oddio, non ci posso credere. A parte lui è il mio regista preferito. È venuto qui anche l'ultima volta. È la sera prima che lo trovassero morto lì allo scalo. Mamma mia. Proprio qui, a questo tavolo. È tutto strano, mi sembra di vivere un sogno. Anche trovarmi qui con te e poi mi dici questo di Pasolini e veramente ho i brividi addosso. Guarda lì, guarda quella terrazza. Sì. È un posto bellissimo. Pensa che lì Visconti ha girato il film Bellissima con Walter Chiari e Anna Magnani. Allora, se io fossi nata donna, avrei voluto un po' il carattere esuberante di Anna Magnani e la bellezza di Sofia Loren, ci vuole. Mi piace perché sei come sei, sei una persona semplice, trasparente, sei tu. Ma lo sai che guardandoti bene ti vedrei bene nella scena dello spogliarello di Sofia Loren Ieri, Oggi e Domani? Oddio, viene da ridere. Però guardandoti bene, diciamo che anche tu nel ruolo di Marcello Mastroianni proprio una bella accoppiata, dai. E quindi che prendiamo? Guarda, di solito qui prendo sempre lo stesso piatto. Io amo gli spaghetti con le vongole. Io se non mangio almeno una volta a settimana spaghetti con le vongole non sto bene, quindi penso che prenderò quello. Tu prendi quello che vuoi, eh? Ordina sì, quello sì. Che preferisci. Sì. Che ridere.
Allora ragazzi, avete deciso? Sì. Cosa ordiniamo? Per me il solito, un piatto di pasta e vongole e per contorno delle verdure miste. Ok. E io una matriciana e per secondo un po' di cozze. E da bere? Per me del vino bianco e cortesemente anche un'acqua minerale. Ah, ok. E per me una Coca-Cola. Una Coca lattina o bottiglia? Lattina, va bene. Va bene, a più tardi. Grazie, grazie. È arrivata nel momento più bello. Beh, ne avremo altre, sicuramente. Sono proprio felice di trovarmi qui oggi con te. Anch'io. Spero che ci siano altri momenti. Ci saranno, se noi lo vogliamo ci saranno. Ringraziarti per questa bellissima giornata, erano veramente anni che non passavo una giornata così. Sono io che ringrazio te. E il solo pensiero di ritornare lì dentro mi fa male. Adesso non ci devi pensare, ok? Assunta, vieni che ho finito di stendere. Vieni, dai, entra, entra. Piego. Dai, vieni. Ma chi te è contato? Che cosa ho saputo? Lo sai dove vedo scendere sempre? Con l'autobus al parco di Tor Fiscale. Veramente? Sempre. Ma là sai chi sta? No. Stanno uomini e donne che fanno la prostituzione. Sì. A Francesco hai visto? Sempre l'ho visto là, lo vedo scendere sempre là. Ma come a fare? E che dobbiamo fare? Come si fa? Boh, io non lo so. E dirglielo a chi? E secondo te perché? Chi fa già? Che ne so. Lo conosci Sergio Zavoli? Sergio? Sergio Zavoli è un grandissimo giornalista. Stavo leggendo un suo libro, te ne volevo parlare. Ha scritto del comunismo, del fascismo, della mafia, ma ha scritto delle cose fantastiche. Perché lui è una persona che entrava dentro le notizie, andava a intervistare la gente sul campo. Mazza. Rischiava, non voglio dire la vita, ma comunque insomma, rischiava. Quelli una volta erano giornalisti veri, non come adesso. Pensa che l'Italia è stato il paese più diviso del mondo dopo il dopoguerra. Paese costantemente sull'orlo di una guerra civile che poi per fortuna non c'è mai stata. E lui con calma, pacatezza, tranquillità stava sempre lì a raccontare, a scrivere e ha intervistato tutti, non ci ha mai avuto paura di parlare con nessuno. Sai cos'è che mi fa impazzire di te? Questo tuo essere così verace. Anche questo tuo russare come uno scaricatore di porto mi fa pensare che veramente gli opposti si attraggono. Oh, venite un po' qua. Mi presento Antonio, da oggi in poi sarà dai nostri. Spiegategli qualcosa e sbrigatevi. Poi subito al lavoro, che oggi è pieno dei clienti, eh? Sì, sì, tanto per cambiare. Vabbè. Ciao. Ciao, Antonio. Piacere. È da tanto che state qui, ragazzi? Noi da qualche anno, lui invece solo da qualche mese. Io purtroppo sono stato cacciato fuori di casa appena mio padre ha saputo che ero gay. Poi giù in Calabria c'era un mio amico che aveva dei contatti con Fabio e sono venuto qui a Roma. Ma era l'unica alternativa per me. Ma farò del tutto per poter trovare al più presto un lavoro dignitoso.
Stai tranquillo che ci siamo passati un po' tutti. Comunque per qualsiasi cosa puoi contare su di me, su di noi. E poi, come l'arcobaleno dopo la tempesta, ecco che arriva lei, Eulalia. Sì, Eulalia, Eulalia è un'amica mia. È già il nome. Buonasera, signor Ciro. Buonasera, Francesco, come va? Tutto bene, tu? Anche io. Ci vediamo, vada a giornata, arrivederci. Eulalia, ciao, come stai? Come stai, bello? Da quanto tempo? Veramente da tanto tempo, abbiamo tante cose da dirci. Ma quanto ti trattieni? Poco. Domani all'alba già parto per mete lontane, che non so, un viaggio fantastico. Sono veramente felice di vederti, ti devo dire un po' di cose. Ascolta, intanto andiamo via di qui in quanto c'è la signora Fatima, la portiera, e la signora Assunta, a siciliana, questi hanno le orecchie lunghe, non voglio far sentire nulla. Angela purtroppo non c'è, è dovuta andare giù che c'è un matrimonio di una nostra cugina. Ok, ma tu come stai? Insomma, così. Vedo una luce strana negli occhi. Hai già capito qualcosa? C'è qualcosa che non va. Senti, andiamo in un parco che ci rilassiamo un po'? Vabbè, ti porto qui a Villa De Santis. Ok, andiamo. Sono veramente felice. Che bello, Francè, che cos'è quello? Quello deve essere il mausoleo di Elena, molto bello, poi te ce porto pure. Poi c'è la parrocchia di San Marcellino, dove io mi sono fatto cresima, prima comunione, insomma, la parrocchia nostra. Allora, cercavo in albero, poi è pieno d'alberi. Non lo so, io vedo stulivi, visto che mi ricordano la terra mia, Basilicata, mi ricordano mamma. Che ne dici, ti può andare bene st'albero? Perfetto! Guarda, eccolo, è fantastico! Sì. Seguimi. Adesso ci togliamo dai pesi di dosso. Via, spogliamoci. Vediamo spogliare. Sì. Dai! Sono abituata a spogliarmi ai parchi, figurati. Sì, sì. Lo faccio anch'io. Dai, sì. Cominciamo a toglierci. Anche le scarpe, via, tutto. Ma pure io voglio le scarpe. Sì, l'orologio, che te ne fai? Bah, vabbè. Ti prenderanno per matti, ma... Dai, dai, Francè. Sì, sì, dai, dai. Senti il vento! Lo senti il vento? Sai che ti dice il vento? Che mi dice? Di fidarti. Io mi fido, figurati, ormai. Dai, lasciati andare, liberati. Sì, sono libero. Ah. Intanto se non mi arrestano là, mi arresteranno qua. Ok. Vieni. Eulalia. qua. Brava, brava. Guarda che bello! Senti il contatto. Sì, con sentiamo il contatto, sì. Sì, questa è una matta, ma tutta appresso a me, oddio. Fidati, ecco. Sì, fidati, mi fido, va bene così. Siamo della stessa sostanza. Sì. Guarda qua. Sì, dannato. Ora siediti qua. Guarda se non trovo qualche pezzo di vetro, qualcosa. Che devo fare, Eulalia? Siediti. Mi devo sedere? Siediti a contatto con l'albero. A contatto con l'albero. Ok, chiudi gli occhi. Metti le mani al cuore. Dove sta il cuore? Qua o qua? Boh, non mi sto ricordando nulla. Vabbè. L'olivo è simbolo della pace. Tu hai bisogno di pace in questo momento. Respira questa pace. Eulalia, dove stai, Eulalia? Ma tutta appresso a me, ma questa è una mezza matta, però devo dire la verità, perché le volte che mi diceva ste cose forse ci ha indovinato, ma che fine ha fatto? Questa mi ha fatto spogliare, è tutta appresso a me. Certo che mai una gioia la vita mia, amica matta, e il mignottone a fa... Cioè, veramente, io non ho parole, io veramente non ho parole, ma mamma, te prego, mamma mia, tu
che mi sei sempre vicina, aiutami, guarda. Non lo so se me li mandi tu, è un segno, come la devo prendere. So solo che questa mi ha portato qua, si abbracciava gli alberi, mi ha fatto spogliare, si appendeva come la scimmia, come si chiama, quella di Tarza. Vabbè, fammene andare, tanto se ne andate. Eulalia! Eulalia! Sì, buonanotte, Eulalia. Buonanotte. Non ci voglio andare là dentro. Portami con te. Non ci voglio stare io qua dentro. Stai calmo, ok? Con quello non si scherza. E lo sai pure tu. Quando è il momento opportuno lo denunciamo. E vieni via con me. E stavolta per sempre. Giuramelo. Oh Fabio, ti volevo parlare di una cosa. Adesso non c'ho tempo, fammo dopo, dai. Eh no, è importante, c'è sta un cliente che chiedeva delle informazioni. C'ho da fare adesso. Giurami. Io ogni volta, io te lo giuro, ogni volta che tu varchi quella soglia, io sto male. Hai capito? Sapessi io che devo stare a merce di tutti. Stai tranquillo. Andiamocene adesso. Adesso non possiamo. Adesso non possiamo. Ma perché? Va bene. Chiamami dopo. Ok. Ciao. Ciao. Quando vai vestito così, oh? Con sta maglietta, col colletto, così, da bravo ragazzo. Sono andata a casa a cambiarmi. Non ma che se n'è a casa? Di... Dai, che tardi, ci stanno i clienti che vogliono il nuovo arrivato. Dai, sbrigate, vai! Buongiorno Francesco. Buongiorno Taranto. Metti sì, subito, favore. Subito. Tagli i capelli? Sì, facciamo il solito okay. Taglio, pure okay. Un po' la barba. Sì, ok, prego. Poggio qui, eh. Ok, prego. E qua ci hanno fatto rimettere. Hai lavorato oggi? Oggi lavorato oggi? Lavora? Eh sì, oggi devo andare. Okay. Poi mi devi fare bello perché stasera okay. Ho una cena importante. Okay. E come si dice? In ogni storia c'è sempre una prima volta. E arrivò la prima volta che mi dovevo recare a casa di Michele. E beh, Michele abita in un quartiere in. Il quartiere Coppede. Sì, proprio quello vicino al Piper. E quindi tirai fuori il giacchetto più elegante che avevo. Sì, quello che metto sempre nelle occasioni più in. Beh, forse per sentirmi un po' pariolino anch'io, anche se devo dire la verità, che torpigna mia non è da meno. E poi come si dice, l'abito non fa il monaco, se può essere signori anche se si abita a Torpigna, a Torbella Monaca.
Michele, sono Francesco. Sì, Francesco, sali, terzo piano. Scusami, sono in cucina che non c'è la governante. Dai, vieni tu qui, raggiungimi. Sì, sì, Michele, arrivo. Eccomi, è che questa casa, nel vedere tutti questi quadri... Eccomi, dove sei? In cucina? Sì, ma dove sta la cucina qua? Come sembra che sta al castello di Bracciano. Mamma mia, che bello. Eccoci, buonasera. Ciao. Come va? Bene, 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 benvenuto. Grazie, veramente una bella casa. Io mi sono perso ad entrare qui, eh. Grazie. Allora, se vuoi mi tolgo il cappotto e... ti vengo a dare una mano? Magari. Ok, arriva. Vabbè, ti aspetto. Sì. Una notte bellissima, dove mi sono sentito veramente amato e non usato, ma il solo pensiero di finire in quel bordello mi uccide. Devi fidarti di me, vedrai che questa brutta storia finirà. Anzi, sai che facciamo? Per farti sentire più sicuro, verrò lì dove tu lavori e fingerò di essere un tuo cliente. Va bene. Ok. Andiamo. Senti un po', come mai va sempre da Francesco? Ci sono pure altri ragazzi. Sì, sì, lo so. Guarda Antonio, pure lui è molto bravo. Ok? Ricordatelo. Non puoi capire che ti... E qua viene spesso. Mi piace. Ci capiamo spesso. Mi piace. Dai, ma dai, non voglio soldi. Vai, vai, dai, lasciami fare. Che bel quadretto, eh? Mi fai proprio schifo. Sei un bastardo, sei. Sparisci dalla mia vita. Porca troia.
Che bello il mio avvocato, eh? Francesco, ti aspettavo per pranzare con i miei colleghi, perché non sei venuto? Ma dai, dai. Sediamoci un attimo qui, va. Vabbè, tu sai che io con queste cose qua leggo tutte queste cose, non è che. Dai, io mi vergogno perché poi non li conosco, poi tutti sta avvocati, magistrati, insomma, poi l'avvocato mio io ce l'ho qua. E poi qui siamo a Castel Sant'Angelo, Lungotevere, ci facciamo una bella passeggiata. A proposito di Lungotevere, qui sotto il ponte io vengo spesso. Quando mi sento triste, che sto un po' giù di morale, mi piace ascoltare il fiume che scorre, il rumore dell'acqua, non lo so. Senti, ci sono le bancarelle coi libri, ti va di andarlo a vedere? Di nuovo con questi libri, vabbè, viva la cultura, andiamo a vedere questi libri, poi magari poi ci andiamo a fare una bella passeggiata. E dopo mi fai vedere questo ponte sul fiume che a te piace tanto. Va bene. Ok? Ok, affare fatto, andiamo. Ecco, qui ci stanno tutte le... Mamma, finalmente sta vita di merda è finita. Non vedo l'ora di riabbracciarti. Sto arrivando da te. Figlio mio. Mamma. Ricordati, non perdere mai la speranza e la voglia di andare avanti. Tieni duro e non mollare mai. Francesco! Fermati, non mi toccare. Non mi toccare perché mi fai schifo. Oggi mi hai dato la dimostrazione di tutti questi mesi che ti imploravo di portarmi via da quel posto maledetto. E non l'hai mai fatto. E sai perché non l'hai mai fatto? Perché tu sei uguale a tutti gli uomini che vengono lì. Ci pagate, ci usate e al nuovo arrivato ci buttate via come se fossimo dei stracci vecchi. Sì, Michele, le favole non esistono. Esista la realtà. E la realtà mia è una schifezza. O sai con quanti me ne sono andato ieri? Non me lo ricordo neanche. Ho perso il conto. Non dire così. Sì, mi fa schifo persino l'odore della pelle mia. Mi fa schifo sta vita mia. Certo, tu sei stato bravo in questi mesi, con le tue parole in italiano. Ma io conosco le mie di parole, quelle che fanno ride. De uno che c'ha stento a terza media, ma con una differenza che le mie escono dal cuore, non come le tue. Me ne voglio andare a sta vita. No, Francesco, no. Me ne voglio andare a sta vita. No. Voglio raggiungere mia madre. Sì, almeno no. Lei non mi tradirà mai. Mai. Stammi bene, avvocato. Lasciami, lasciami. 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 Francesco, no. Stato Fabio, ascoltami. È stato Fabio che mi ha chiesto di andare con quell'altro. Me l'ha detto lui, me l'ha ordinato, non potevo fare niente. Io amo te. Dammi il tempo e te lo dimostrerò. Io amo te. A me mi ha fatto male al cuore vederti con quello. Perché per me tu sei la mia vita, la mia ragione di vita. Perché se no non so più come dirtelo, guarda. Ci sto io sto qua. Sono qua con te. Se non era per Fabio, io non sarei mai andato con quell'altro. Fidati di me. Fidati e ascolta. È stata una pugnalata al cuore. Lo so. Mi devi portare via da lì.
Io voglio andare via da quel posto maledetto. Ce ne andiamo via da lì, ce ne andiamo via insieme. Io voglio stare con te. Tu là non ci vai mai più, ok? Mi voglio fidare. Mi voglio fidare. Andiamo. Andiamo via. Prometti. Staremo sempre assieme e che mi porti via da qui. Milù, vieni un attimo qua, ti devo dire una cosa. Dimmi, fa. Senti, da oggi questo sarà il nuovo posto di lavoro durante l'inverno. Ah, ecco. Anche perché lì giravano troppi sbirri. Penso solo visti, già. Eh? Oh, e questi? Questi sono dei nuovi ragazzetti. Che è? Guarda che t'ho trovato. Che carucci. Pensaci tu. Molto preoccupato. Te li lascio. Insegnagli tutto quello che sai e falli integrare con i ragazzi. Io dovrò stare qualche giorno fuori Roma. Va bene, te preoccupa. Mi fido di te, Ma certo, lo sai che ti puoi fidare di me. Dai, su, non ti preoccupa. Ciao. Vai. Ciao. Allora, raccontatemi un po'. Chi siete? Da dove venite? Io sono Luca. Io sono Marco. Pensa, noi dovevamo fare i modelli. E invece, che fine di merda che abbiamo fatto. Invece di trovarci sotto la galleria di Milano, ci troviamo sotto questa galleria. Oggi proprio non si batte un chiodo. Che giornata! Che c'è? Vieni tesoro, che è successo? Dimmi! Tutto disgraziato! Tutto disgraziato! L'hai visto? L'hai visto quello con la Clio nera? Quel bastardo! Sì, l'ho visto! Mi ha fregato tutti i soldi, mi ha fregato! E io adesso come faccio? Fabio m'ammazza! Come facciamo? Mamma mia! Sì. Io ho guadagnato dei soldi, ti posso aiutare? Grazie, tu mi hai salvato, sì. Milù, sono contenta. Milù, dai, tirati su. Dai, prendiamo il bello che la vita ci offre. Provate a sognare, dai, è bello sognare. Io, sapesse io quanti sogni avevo quando ero bambino. Rubavo i trucchi a mia madre, prendevo l'ombretto e il rossetto, andavo nella mia camera, sapete perché? Mi truccavo, mi mettevo davanti allo specchio e vedevo quell'immagine riflessa, la donna, sì, quella donna che tanto desideravo di diventare. Beh, dopo i miei genitori mi hanno cacciato di casa. E io cosa dovevo fare, Milù? Sono scappato via. Ed ecco, eccomi qui, sono venuto a Roma. A Roma ho ritrovato me stessa, sono la donna che tanto desideravo di essere. È vero, sono qui con voi per sopravvivere. Ma credetemi, ragazze, io non smetterò mai di sognare e che un giorno si avveri. Sì, sapete che cosa? Un giorno arriverà lui. Lui, il principe, il mio principe azzurro. Tu e poi ascoltate le note di questa canzone. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guarda a te. Gioia, stasera non si batte chiodo, Dai però un po' di vita, su. Francesco, pure tu, dai. Dai, un po' di allegria. È vero che fa freddo, però. Thank you.
Sentire la tua voce, il tuo profumo, a toccarti. Allora è vero che l'amore tra una madre e un figlio non potrà mai finire. Francesco, è tutto finito. È tutto finito, adesso ci sono io. E ci sarò sempre. Io ti proteggerò. Avrai una vita migliore. Andiamo via di qua. Ti prego, portami via da questo posto. Finalmente ce l'hanno fatta. L'hanno fermata a sto struzzo. Finalmente hai trovato l'amore. Dai modo a Michele di esplorare il tuo cuore. Lo fai a mamma tua? Vorrei parlare con l'avvocato più romantico del mondo.
Ciao, amore mio. Guarda, tu mi devi dire come hai fatto a trovare l'unico fioraio che c'è in questo paese. Sì, è venuto il figlio, mi ha portato questa rosa bellissima. Sì, no, mi servivano proprio questi giorni per riprendermi, per ritrovare me stesso. Anche se ho capito una cosa, io non ritrovo me stesso senza di te, Michele. Dai, dai, domani sono di ritorno. Eh sì, ci voleva. Dopo la morte di quel maledetto di Fabio. Ok, dai, ci vediamo domani. Grazie ancora. Ti amo tanto. Baci, ciao. Michele, io ancora non ho capito perché mi hai portato qui, che sta pure piovendo stamattina. Mi dici, mi tieni così sulle spine? Il Lamborghese ha sempre il suo fascino, no? Anche se piove. Ho capito, ma magari col sole sarebbe meglio. Tra poco ti accorgerai del perché siamo venuti qui. Di quarti. Guarda, lo faccio solo per te, eh? Eh sì. Facci che parliamo un po' qui. Ok, mi sta più. Ok. Wow, che bello. Allora, che dobbiamo fare? Ehi, guarda un po' che c'è lì. Che c'è? Lì in fondo. Non vedo nulla. Come no? Guarda bene. Boh, io vedo solo che sta piovendo e noi siamo qui e non capisco il perché, insomma. Ma che? È per me? Sì. Dai, non dovevi. È una giornata strana per me, io... Non so come. Non so come dirtelo, non sapevo dove dirtelo. Mi vuoi sposare? Vorrei una vita senza cattiveria, con tanta speranza ai giovani anche a te. Vorrei una vita. Certo che lo voglio. Ti amo, lo sai. Questa notizia mi lascia così, senza parole. Mannaggia. Mi devo riprendere atto. Io non solo voglio che ci sposiamo. Io voglio che tu vieni da me a lavorare nel mio ufficio nuovo. Sai dove sta il mio ufficio nuovo? Dove? A Via Veneto. Via Veneto. Vedi la famosa via Veneto, che spesso le dico a Angela che lavoro lì. Va bene. Però prendiamoci un po' di mesi di tempo per poter organizzare tutto nel migliore dei modi, eh. Io voglio invecchiare con te. Già mi immagino nei giorni di pioggia che stiamo a casa insieme, come due vecchietti, con tu che mi porti la tisana. Guardami che è che mi sembra veramente tutto strano. Poi dove ci siamo conosciuti, mi sembra di vivere una favola. Beh, e io questa favola la voglio vivere con te. Sì, fino alla fine dei nostri giorni, perché ti amo. Anch'io. E pensa che di questi giorni la notizia di Papa Francesco, che anche lui ha capito che non esiste un Dio omofobo, ma esiste un Dio misericordioso, un Dio padre, e come tutti i veri padri, accetta i suoi figli così come sono. E ti pare poco? E poi leggo spesso una frase, che fino a quando nel mondo ci si scandalizza nel vedere due uomini che si baciano, e non,
e non un uomo che uccide o massacra di botte una donna oppure un altro uomo. Beh, vorrà dire, Michele, che al mondo c'è qualcosa che non va. Io voglio che il nostro amore sia tutelato. Anche se stiamo male, nessuno potrà impedirci di stare insieme, di stare uno accanto all'altro. E questo fino alla fine dei nostri giorni. Dopo un po' di anni leggo dentro e vedo il mondo inginocchiarsi ad episodi scandalosi e momenti devastanti. Vorrei una vita senza cattiveria, con tanta speranza ai giovani, anche a te. Vorrei una vita lecita e pulita, merito a chi merita e non a chi è. Vorrei una vita Angela, sono con Michele. Sì, eccomi. Venite, venite. Posiamo i giacchetti e arriviamo, eh? Sì, sì, accomodatevi. Oh, ciao Francesco. Ciao. Ciao. Oh, ciao, benvenuto. Grazie. Stasi sono i sei. Allora, mettiti comoda, che ti dobbiamo dare una bella notizia. Ma fareste un'ansia, eh? No, che è? No. Allora, ditemi. Allora, anzitutto, guarda qua. Questi? Che so, che vuol dire? Ci sposiamo. Davvero? Sì. No, che bello, che bello! Benvenuto a casa nostra, alla nostra famiglia. Allora, dobbiamo brindare però. Sì. Sì. Tranquilla, la data ancora la dobbiamo decidere. Sì, ma dobbiamo organizzare tutto. Dobbiamo organizzare... Dove vi sposate? Dove? Ancora... Al comune? In chiesa? No, in chiesa. No. Dobbiamo farlo in chiesa, assolutamente. Non abbiamo ancora deciso, ma ci sposiamo sicuramente. Ma quando? Ma ditemi. Dobbiamo un attimo vedere, perché me l'ha detto da poco, quindi anch'io sono ancora emozionato. L'ho proposto io.
Oh, che meraviglia, i fiori, dove li prendiamo, i fiori? Tranquilla, sì, i fiori, sì, poi ci pensiamo, sì, vero? Sì, sì. Tranquilla. Oh, Angela. Che succede? Angela, dai, su, dai, che figure facciamo, forza. Dai, capisco l'emozione, tutto. Riprenditi, dai. Che c'hai? Tranquilla. Angela, cavolo, guarda che c'è sta Michele qua. Sì, oh, ah, come sono felice! Ti abbiamo data la notizia che ci sposiamo, Ah, scusa Michele, che lei... No, niente. Quanto si fa prendere dal panico. Andiamo, vieni. Stai a mettere in ansia, Angela. Che ansia, ma smettila, dai. Ma io ancora non ho capito... Che dobbiamo fare, chi ci dobbiamo incontrare? Tu non ti preoccupare. No, non me ne preoccupo, figuriamoci se mi preoccupo. E che vederti così entusiasta, da una parte mi piace, ma da un'altra mi fai paura. Franci, ti l'avevo detto, andiamo a pranzo al pomodoro da Ugo, c'è una sorpresa. Mi pare Michele queste sorprese, quello pure fa sempre sorprese. Andiamo a vedere. Bene, però. Bene, ok. Dai. Buongiorno Angela, buongiorno Francesco. Buongiorno Ugo. Abbiamo prenotato un tavolo per tre. Per tre? Sì, per tre. Ma chi è il terzo? È una sorpresa. Michele? No, è una sorpresa. Che me ci devo vedere dopo? No. Ok, vabbè. Enrico le accompagna a tavola? Sì. Oh Francesco, ti ricordi qui quando venivamo da piccoli? Certo che mi ricordo, ci sedevamo sempre a quel tavolo lì. Già, è per questo che ho scelto questo posto, per darti la bella notizia. La bella notizia, ma io ancora non ho capito nulla, chi deve venire, cos'è sta notizia, non lo so. Intanto magari, scusa. Buongiorno, se volete intanto vi porto qualcosa da bere. E un'acqua minerale. Oh, eccolo! Ciao! Ciao! Come? Ciao, piacere Marco. Piacere Francesco. Lui è mio fratellino. Angela parla sempre di te, ti vuole un bene folle. Francesco, e lui invece è... lui è il tuo futuro cognato. Sono follemente innamorato. Che te posso dire? È una notizia bellissima, ma ditemi, dove vi siete conosciuti? Come? Quando? Insomma, mi sorprende sta cosa. Sai che è da qualche mese che frequento quell'associazione di anonimi alcolisti. Beh, è lì che ci siamo incontrati. Sì, è stato amore a prima vista. Io sono entrato nel tunnel dell'alcol quando la mia ex mi ha lasciato. Beh, credevo che la vita sarebbe finita là. Però poi un'amica mi ha indirizzato a quel gruppo e ho conosciuto Angela. E allora ho capito che la vita valeva la pena viverla anche senza alcol. E io, ma invece fratellino, tu lo sai, ho ritrovato la voglia e la forza di ricominciare a vivere grazie a te e alla tua storia d'amore con Michele. Beh, è tutto bello quello che mi avete detto e sono strafelice. E questo ci insegna, ci fa capire che nella vita è facile cadere, però è anche facile rialzarsi più forti di prima. E voi ne siete un esempio, come lo sono anch'io. Tu sai, Angela, quello che abbiamo dovuto passare. Abbiamo perso i nostri genitori prematuramente, tu mi hai fatto un po' da mamma, io ti ho fatto un po' da padre. E in quanto a te, mio caro Marco, ti chiedo solo una cosa, di non deluderla, perché è una donna molto fragile, ha bisogno di tanto affetto.
Beh, però adesso dobbiamo festeggiare. Prendiamo qualcosa da bere? Sì, non di alcolico però, grazie. Allora, io vi devo lasciare perché c'è Michele che mi aspetta al centro. Tanto noi avremo modo di vederci e magari organizziamo anche con Michele. Godetevi la giornata, se ci vediamo stasera. Ok? È stato un piacere. Ci vediamo. Stasera. A presto. Sembrami Michele. Certo. Michele, scusa, ho fatto tardi. Finalmente. Sono stato a pranzo con mia sorella. Ah. E chi ha offerto? Che ha offerto? Ha offerto lei oggi. Non dubitavo. Ha offerto lei, ma sai perché? Perché? Mi ha presentato il suo nuovo fidanzato. Cose grosse, non me lo sarei mai aspettato. Cose grosse, quindi vedi, le cose che non accadono in tanti anni accadono, capito? Quindi abbiamo un sacco di cose da raccontarci oggi. Abbiamo un sacco di cose. Senti, ma passeggiatina in zona Dolcevita, come avevamo detto? Va bene, però siccome qui ci troviamo in un luogo, voglio farti vedere prima un posto che conosco. Va bene. Ti va? E poi proseguiamo per la nostra passeggiata. Allora stavolta mi guidi tu. Sì, va bene. Andiamo, tanto è qui vicino. Bello quando prendi l'iniziativa. Sì, ogni tanto, perché sei tu che mi fai sempre da cicerone, da... ci sediamo qui? Sì, va? Perché no? Come due bambini, eh? Tanto siamo comunque due bambini, dai. Ti piace fare il bambino? Certo, con te sì. Allora, io ti ho portato in questo posto perché ti ricordi giorni fa? Ti ho fatto vedere quella foto di quel bacio contro l'omofobia? Sì. È stata scattata proprio qui. Veramente? Il famoso bacio contro l'omofobia? Sì, sì. E ci tenevo a farti vedere questo posto oggi. Poi proseguiamo e mi porti dove vuoi, insomma. Io direi che invece dobbiamo immortalarne un altro. Mi bacio contro l'omofobia. Te pareva. No? E come vuoi immortalare? Ah, col cellulare? Straziami, ma di baci saziami. Beh, se mi dici così, allora te sazio io. Alla faccia di tutti gli omofobi. Dammi un po' sta bocca. Com'è? Mi sento abbastanza straziato. Cade prossimo. Senti, continuiamo il nostro giro. Sì. Salimi sulle spalle. Mi fai paura. Ma come sulle spalle? Dai, salimi sulle spalle. Ma dai, Michele, guarda che dai. Non sei più un ragazzino. Smetti di salimi sulle guarda spalle. Guarda se non finiamo le file delle spalle. Ma mi offendo, Ma come faccio a salire sulle spalle? Io ho le gambe stabilissime. Fidati e sali sulle mie spalle. Dai. Finiamo le file di San Camillo oggi. Dai. Come faccio a salire? Ma guarda che... Michele, vai? Sei sicuro? Oh, ce la fai? Oh mio Dio! Ma guarda che... Ma come si fa alla tua età? Guarda, un avvocato così, ma io... Guarda che mi ha ceduto una gamba, se no stavo stabilissimo. Che te possi. Dai, rialziamoci e facciamo sta passeggiata. Ma come te vengono ste idee? Aspetta! Oh mio Dio! Vai, vai! Tutto a posto? Sì. Niente di rotto. Tu nemmeno? Niente con di queste rotto. Gambe stabili? Cosa cioè, poteva capitare? Sì, ti ho detto che devi riprendere a fa sport. Andiamo. Dai, andiamo. Dove porti? Verso la Dolce Vita? Andiamo alla Dolce Vita. E andiamo alla Dolce Vita. E Dolce Vita sia. Vorrei una vita senza cattiveria, con tanta speranza ai giovani anche a te.
è proprio il momento in cui la Ekberg esce col gattino bianco. Ah, allora, è qui che hanno ambientato quella scena, esatto, che lui poi va a trovare il latte perché sì, vedi il che, gattino. Vedi che lo conosci il film? Certo che lo conosco. Beh, La Dolce Vita, che è vero che sono ignorante, ma La Dolce Vita che chi è l'attrice? L'attrice abbiamo letto che non è Sofia Loren. Bravo. Ma è Anita Ekberg. Come si chiama? Ekberg, vabbè, il nome l'hai sbagliato, però il film lo conosci. E senti, allora sai che adesso questa cosa a me mi... Hai visto lei poi va sotto la... va dentro la fontana, no? Si denuda, poi chiama lui. Tu sei il mio Marcello. Marcello! Marcello, Marcello! Allora facciamo una cosa. Sì. Adesso andiamo lì, io sì, mi inizio a spogliare. Dai. Mi butto dentro la fontana. Ti chiamo e tu vieni a contemplare tutte le mie bellezze. Andiamo. Andiamo, andiamo. Guarda come faccio, io lo faccio davvero. Però no, aspetta, guarda che ci passiamo i guai con la legge, ci arrestano. Ma come? Non ci si può buttare dentro le fontane. Adesso si stava anche a dare retta. Passiamo un guaio. Dai, vabbè, mi hai spezzato sta cosa, vabbè. Lo facciamo sotto la doccia a casa nostra, dai. No, non era male. Allora sotto la doccia? Sotto la doccia. Andiamo, va. Mo mi metto sta cosa, sono un po'... riparato, eh. Certo che la vita è proprio una strana cosa, Ma quante volte ho mentito a mia sorella, alle mie vicine di casa, dicendo che appunto lavorava a Via Veneto. Sì, perché Via Veneto è stato sempre un mio sogno, sarà per Dolce Vita, per i localin. E Michele cosa mi fa? Mi va a affittare il suo studio proprio all'inizio di Via Veneto. E chi si sceglie per segretario di fiducia? Beh, proprio il sottoscritto. Alle volte dico, ma sto sognando... o in realtà, non so manco io. E poi guardate qua, mi ritrovo in mezzo a tutti sti libri. E sì, sto anche cercando di studiare, di imparare, perché dalla vita c'è sempre da imparare. Beh, chi l'avrebbe mai detto? Io che poi coi libri non è che ci andavo tanto d'accordo, Ecco, appunto, sta squillando il telefono. Per fortuna che Michele mi ha scritto come devo dire. E l'ho imparato a memoria, perché devo usare un italiano quasi perfetto. Poi dopo una giornata di lavoro esci fuori dall'ufficio e ti ritrovi immerso tra le luci di Natale, tra una Via Veneto vestita a festa. Che bello, guarda qui, altro che Dolce Vita. È vero che per me la vita non è stata mai dolce, ma adesso sembra che tutto vada per il meglio. Che bello, non bisogna mai perdersi d'animo, mai. Te, guardate qua. E poi arrivi nella tua torpigna e te trovi tutte ste luci proiettate sull'acquedotto, addirittura sul palazzo mio. Ma guardate che meraviglia! E questo cosa ci fa capire? Sì, è vero che nella vita ci si casca, però poi ci si rialza, e poi, come si dice, in fondo al tunnel c'è sempre una luce. E guardate qua che luce! Eh sì, anche se un po' stanco, rientro a casa, ma sono felice. Sì, perché la vita è meravigliosa. Bisogna sempre andare avanti con fiducia e a testa alta, perché prima o poi arriva anche la tua luce, sì, quella luce che ti stravolge e ti stravolge la vita. Però non sono io e te, ti ricordi? Se mi fai arrabbiare,
Oddio, vedi, questo già mi vuole ammazzare. Ancora ci dobbiamo sposare, questo già mi vuole ammazzare. Ragazzi, io invece tolgo le palle intanto. A Francesco, ora il caffè ti ho fatto. Non avevo dubbi, signor Luigi. Caro Ciro, devi sapere che questa gelateria dei Fratelli Vecchio fa il gelato più buono dei tortini. Ma anche il caffè merita però, eh? Assolutamente sì. No. Comunque, amico mio, quale onore rivederti. Ormai soltanto su appuntamento ti si può incontrare. Lo so, so cambiare tante cose, ne abbiamo passate tante e... Guarda, ci sono un po' di novità. Dai. E soprattutto belle novità. La prima è che lavoro nell'ufficio di Michele. Oh, e mi fa piacere. E la seconda è quella più importante. È che... Cioè? È che io e Michele ci sposiamo. Ma dai! Sono contento, e mi fa piacere. Guarda, non abbiamo ancora fissato una data, ma tu sarai uno dei primi a ricevere l'invito perché grazie a te ho conosciuto Michele. Beh, ovvio. Te volevo ammazzare all'inizio dove mi hai portato, però... Errori di percorso, poi le cose si sistemano sempre. E invece parlami di te, come va? Beh, anch'io ho qualche novità. Da quando mi sono tirato fuori da quell'inferno sono cambiate tante cose. Ho realizzato uno dei miei sogni, la musica. Ho iniziato a fare il DJ, lavoro in una radio, faccio lo speaker radiofonico. Wow. Ho abbracciato il mio sogno. Sì. Speriamo che per adesso va bene. Vedi, come si dice, nella vita non bisogna mai perdersi d'animo, che in fondo a quel tunnel c'è sempre la luce. C'è sempre la luce. Tocca festeggiare, amico mio. Alla salute. Salute. Io direi adesso dobbiamo fare una passeggiata, che dici? Ma sì. Così rimembriamo un po' il passato, dai. Va bene. Aspetta, dai, che pago. Ok, sei ospite mio, scherzi. Ma perché tu? Ovvio che sì. Grazie, la può rendere. Ho contato le ore e i minuti che ci separavano. Che lo dici? Guarda. Carino, chi te l'ha regalato? Il mio grande amore. Andiamo? Sì. Francesco e Michele? Sì, sono passati proprio ieri. E indovina quali bomboniere hanno scelto? Quali? Proprio quelle che piacevano tanto a te. Che bella, sono proprio contenta. Vabbè, noi andiamo a fare una passeggiata. Va bene, allora buona giornata. Ciao. Ciao. Buona giornata. Ciao. 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 Mamma, ma Francesco e Michele si sposano, ma non sono due uomini. Figlia mia, devi sapere che l'amore non esiste solo tra un uomo e una donna, ma esiste anche tra due uomini o due donne. Allora, mamma, viva l'amore in tutte le sue forme. Sì, amore di mamma, andiamo a casa. Thank you.
Hai visto dov'è che t'ho portato oggi? Fa un po' freddo, ma il calore del nostro amore ci riscalderà. Ho detto qualcosa che non va? No, 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 tu non dici mai qualcosa che non va. È in me che c'è qualcosa che non va. Guarda, tu mi riempi d'amore tutti i giorni. Hai dato dignità alla mia vita, dandomi un lavoro degno. È solo che, non lo so, sto passando un periodo un po'... che sono in crisi. Francesco, che significa sono in crisi? C'è qualcosa che non mi dici? No, sarà per il fatto che più si avvicina la data del matrimonio e... c'ho paura. Ho paura perché non vorrei che poi tutto questo si trasformi in un fuoco di paglia. Ascolta, non si trasforma niente in un fuoco di paglia. Io ti ho scelto per quello che sei, non me ne frega niente di da dove vieni. Io voglio sapere perché tu hai preso tutti quei giorni di ferie dal lavoro. Ho preso quei giorni perché me ne voglio andare un po' giù al paese. E magari mi aiuterà a riflettere. Io sarà che la felicità non l'ho mai conosciuta. E quindi mi fa paura tutta questa felicità. Non sei tu, sono io. E un'altra cosa ti volevo dire che mi fa male al cuore. Rimandiamo la data delle nozze. Rimandiamo. No. Sì, dai. Fallo per me, perché c'ho paura. Ho paura che... Non lo so, guarda. Ti prego. Ascoltami. No, non rimandiamo proprio nulla. Io non voglio pensare al domani, a me interessa te, interessa che sei il mio oggi. Hai capito? E basta. Lo so, però sto andando in crisi. Ti prego, aiutami. Non lo so che cosa mi sta succedendo. Anch'io ti voglio, ti desidero più della mia stessa vita. Scusa, perdonami se ho dubitato di te, ma anch'io ti voglio, anch'io. Ti prego, non lasciarmi mai. Non dire più quello che hai detto prima. Non voglio che mi lasci, non voglio rimandare. No. Perdonami, non volevo. No. Allora al nostro matrimonio e al nostro amore. Oggi dopo un po' di anni. Oddio, Michele. Mamma mia, un pranzo così palloso non l'ho fatto mai in vita mia. Con questi colleghi tuoi che parlavano di cause, dei divorzi. Du palle. Lo so, amore mio, lo so. Meno male che quando ci sei tu, io non mi annoio mai. Meno male. Senti, ma perché non ti spogli? C'ho una voglia. Adesso, dai. Aspetta. Voglio fare una cosa particolare. Mi è venuta in mente una cosa. Ti ricordi quando mi portasti a pranzo la prima volta? Certo. Al Biondo Tevere? Sì. E beh, cosa mi dicesti? Che te ci vedrei bene nello spogliarello di Sofia Loren con Mastroianni. Sì. Allora, guarda. Sì? Tu mettiti lì, sì. Fai Mastroianni, io mi preparo di qua e provo a fare Sofia Loren. Va bene. Va bene? Arrivo okay. Subito. Ti aspetto. Ok, amore mio. Sì. Michele, sei pronto? Io metto la musichetta, eh. Com'è che si chiamava quella musica?
ship. Non possiamo. Ho fatto un voto a San Giustacchio, il patrono di Matera, città di mia madre. Gli ho promesso che almeno per 15 giorni prima del matrimonio non potevamo avere rapporti. Ma come un voto? Ma quale voto? Adesso? Sì, perché era per il matrimonio, volevo arrivare col pensiero illibato almeno, devi tutte cose nostre del sud. Mi dispiace, però dai, tu pensa che dobbiamo stare una vita assieme. Dai, che vuoi che sia, su, senti, aiutami un po' così accendiamo pure il cielo. Dai, su, non fare così, dai, amore mio. Francesco, basta! Io non ce la faccio più! 15-20 giorni! Ascolta, amore mio, ascolta. Guarda, io te capisco, però 15 giorni passano subito. È un voto. Guarda, io, se vuoi lo faccio, però ti assumi tu la responsabilità verso San Eustachio, perché è un sacrilegio. E io sarò lì, immobile, come una vittima. Proprio adesso dovevi fare questo voto. Ma lo dovevo fare perché prima del matrimonio ho fatto tutta una promessa. Dai, su, amore mio, dobbiamo stare una vita assieme. Dai, tieni qua, reggi un attimo qua. Accendiamo il cielo, perché, sai, noi giù ci teniamo a queste cose. Poi lui è il santo patrono di Matera, città. Adesso mi tocca reggere il moccolo a te e a Sant'Eustachio. Vedrai che ti aiuterà. Mettetelo qua, mettiamo qua. Rilassiamoci. Andiamo di là in cucina e beviamo qualcosa. Caro Francesco, come sarebbe stata contenta mamma tua se fosse stata qui. Anche se, guarda, sono sicura che lei starà sempre accanto a te. Sembra ieri, quando siete venuti dalla Basilicata, tu ed Angela eravate due bambini. Oh, adesso sai che fai? Scendi giù che così ti do una sistemata pure la camicia. Va bene. Ok? Sì. Signora Maria, io veramente non so come ringraziarla, perché mi sta riempiendo di gioia e sta facendo tutto quello che avrebbe fatto la mia mamma. Ti posso abbracciare? Sì. Grazie di tutto. Niente, grazie a te. Certo che quante sorprese ti riserva la vita. Io domani mi sposo e manco a farla apposta questa sera. L'Italia ha vinto gli europei. Ciò tiro rette, l'ho presa! Incredibile! L'ha presa Pippo. La rincorsa di Sakai, il tiro. Siamo! Campioni d'Europa! Abbiamo vinto noi! Francesco. Ehi, svegliati. Finalmente oggi potrai coronare il tuo sogno. Ricordati, la tua mamma sarà sempre accanto a te e io ti auguro tutta la felicità del mondo. Figlio mio.
Mamma. 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 Succede qua? Che è successo oggi? C'è a chiamare subito. Fatima, buongiorno. Che nottataccia. C'è stata la vittoria dell'Italia agli europei, madonna che casino stanotte non si poteva stare. Ma sai che ha visto oggi? Ma ci santa che successe. O sai così sposa? Francesco. Con un uomo. Sì, Fatima, va bene, sentiamo. Ciao, ciao. Ma c'è santa. Due mascoli si sposano. Ma io ci della vita restai, ma cos'è l'altro mondo? Dimmi che non sto bene però, mamma. Guarda, non è ritardo. Ecco, mi sta arrivando, mi sta arrivando. Carissimi, buongiorno! Beh, per chi non crede nella realizzazione dei sogni, vi presento il mio principe azzurro. È il maresciallo! Brava, Milù, brava! Non ti sfugge proprio nulla! Certo, è il maresciallo, sai, ci siamo conosciuti in quel giorno memorabile, ricordi? E come posso dimenticarlo? Sì, lei stava fuggendo impaurita e io, quando l'ho vista rannicchiata dietro le macchine, mi sono subito innamorato di lei. Amore. Ma allora c'è speranza per tutti, anche per noi. Certo ragazze, c'è speranza per tutti, sapete, basta crederci e io ci ho creduto. Avanti a me, ufficiale dello Stato Civile, sono personalmente comparsi Michele e Francesco, i quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio e a questo effetto hanno presentato il documento sottodescritto e dall'esame di questo stanno arrivando! Eccoli! Oggi dopo un po' di anni leggo dentro e vedo il mondo inginocchiarsi.
Michele, ma quanto sono contenta, che belli che siete. Grazie, sono contento anch'io, ma dov'è Francesco? Non lo vedo più, dove non sta? Non lo so, non l'ho visto. Francesco, ma che fai qui? Niente. Con questi occhiali. Niente, Michele. Niente, niente. Sono lacrime di gioia. E sapessi quanto è bello piangere gioia. Non l'avevo mai provato prima. Adesso andiamo. Sì. C'è una sorpresa per te. Ok, andiamo. Che è stato, Kim? Sto piangendo, Dummi. E quanto è bello gli angeli. Eccoli, eccoli, stanno arrivando! Vai, Davide! Che sorpresa che ho fatto! Wow! Abajur, che soffondi la luce blu di lassù, tu sospiri chissà perché. Abajur, mentre spandi la luce blu, cerchi forse chi non c'è più. Che tenerezza, vorrei una vita senza cattiveria. E poi com'è che si dice alla fine di ogni favola? E tutti vissero felici e contenti. Vorrei una vita senza la dopo un po' di anni leggo dentro e vedo il mondo inginocchiarsi ad episodi scandalosi e momenti devastanti. Vorrei una vita senza cattiveria, con tanta ai giovani anche a te. Vorrei una vita lecita e pulita, merito a chi merita e non a chi è. Vorrei una vita vorrei credere a Dio, un angelo, vorrei pregare cercando una via maestra. Tutto ciò che accade è colpa dell'Homo sapiens, la sua evoluzione a volte pecca.